Radio Studio 95, il Festival della Canzone Italiana, direttamente da Sanremo. Antonellina mia, buongiorno. Buongiorno Silvio, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Studio 95. Maledetta solitudine, mai lasciato qua da solo, triste, tu ti stai invece godendo la sala stampa. Com'è? Raccontaci. Allora, maledetta solitudine, vediamo di preparare per un altro anno e facciamo un bel camper, parliamo con l'editor, facciamo così, ci portiamo tutta la band, tutta la radio si trasferisce qua a Sanremo. Ma tu scherzi, come ha fatto Coso che hai intervistato ieri? Non mi viene il nome adesso. Rebronni? Esattamente, che aveva il camperino. È carinissimo, guarda che si può fare, poi al rientro i progetti saranno sicuramente sviluppati, avremo un anno, ma nel frattempo, parlando del festival di oggi, finalmente è iniziato, possiamo fare la nostra rassegna stampa. Sì, io aspettavo questo, anche perché, allora, Anto, è iniziato direi col botto, non so se hai avuto modo di saperlo, notizia di qualche minuto fa, 11 milioni e passa di spettatori. Sì. Numeri enormi. No, nonostante diciamo le poche ore di sonno e non so se le varie pagine di Facebook potete vedere, siamo qui già a vedere, a sentire commenti, ma qui era già scontato, perché ieri sera in sala stampa ci sono stati all'unanimità e il connubio è andato bene, perché c'era un mix di Se Posta per Te, di Amici, di Tale e Quale e tutti i programmi che fanno il botto con Carlo Conti e Maria Di Filippi, come si faceva a non azzeccare anche questa strategia? Vabbè, questo sicuramente. Poi grandi, belle conferme come quella di Fiorella Mannoia, qualche delusione da quello che dicono nei social per qualche cantante che non è stato magari eccellente, qualche canzone ci si aspettava qualcosa di più. Allora, ti dico subito quello che noi dalla sala stampa, da quello che possiamo dirti, praticamente non è pesato il festival, le canzoni tutte orecchiabili, poi insomma dal gusto dipende, la scaletta è stata, ricordiamo, Giussi Ferrari, Fabrizio Moro, Elodie, Lodovica Comello, Fiorella Mannoia, Alessia Bernabei, Albano, Samuel, Ron, Clementino ed Ermal Meta. Ricordiamo che non sono passati Ron, Clementino e Giussi Ferrari. Giussi Ferrari. E qui qualche dubbio ce l'abbiamo, almeno io ce l'ho su uno in particolare. Sinceramente pure io, anche perché è rimasto dentro qualcuno che insomma tranquillamente sarebbe potuto andare nella categoria di mezzo. La cosa che ci dispiace è che non potranno cantare la cover, passeranno direttamente in testa serata al girone eliminatorio con gli altri tre di questa sera, perché si esibiranno gli altri 11 big e inizierà anche la gara delle proposte giovani. E per quanto riguarda, guarda, le cose che stiamo dicendo è di Giussi Ferrari, abbiamo il dubbio tutti se ha seccato perché era la prima, sai, lei ha perso la kermesse musicale. E certo, c'è una bella carica sulle spalle, volenti o nolenti, insomma. Sì. Capire, adesso sinceramente non ho avuto ancora modo di riascoltarla, poi sicuramente radiofonicamente potete dare voi adesso un giudizio un po' più un altro livello, se la canzone è debole o veramente non è arrivata, perché la performance insomma è stata un, abbiamo dato ieri, davamo le pagelle un 6, ecco, su di lei un 6, abbiamo dato un 6 e mezzo Fabrizio Moro, 7 Elodie, 5 e mezzo alla Comello, che per noi insomma non siamo tantissimo convinti della sua performance. Fiorella Mannoia indescrivibile, quindi c'è 10 e lode ovviamente, Alessio Bernabei un 6 e mezzo, Albano 7 perché Albano è Albano, Samuel 7.